stasera farete una veglia, quindi? Stasera ci sarà un momento di preghiera, alle 8:30 un po' di persone hanno desiderato rincontrarsi per pregare per questa famiglia, perché è conosciuta, insomma, conosciuta perché comunque i bambini frequentano uno la scuola elementare, l'altro la scuola materna, quindi è chiaro che i bambini sono super conosciuti, i genitori e anche una famiglia che è frequentata in amicizia da altri, quindi chiaramente c'è questo cuore, questo sentimento dentro, che solo è spontaneo, ecco. È il suo nome alla fine. Come? Come si chiama? Ah, Don Alessio. Perfetto. Don Alessio. Grazie. Ma alla comunità che è profondamente scossa in questo momento, lei cosa sente di dire e cosa dirà questa sera? Questa sera lo dirò. Ma vabbè, stasera non lo so, perché questa cosa è stata un po'... Poi chiaramente cercheremo di fare qualcosa per la famiglia, come scuola, come cercheremo di stare vicino alla famiglia. Questa è la comunità e soprattutto le persone che sono più coinvolte vicine, chiaramente avranno bisogno di un aiuto. Insomma. Poi chiaramente noi possiamo... Lei ha un ricordo di... Laura, visto che frequentava l'asilo parrocchiale. Ah, Laura, che la ricordi, era una bambina molto gioiosa, ecco, piena di vita, insomma, come tutti i bambini, ma lei era un po'... Adesso si evidenzia la sua figura, ma in mezzo agli altri sapeva stare con gli altri. Lei giustamente ha detto questo, ci sarà anche un problema anche per gli altri bambini, per i suoi compagni? Stiamo cercando di capire, oggi ci troviamo con gli insegnanti a cercare di capire come fare. Sì, questo. Sicuramente ci sono delle... faremo qualcosa, ma a livello psicologico, a livello anche di accompagnamento della famiglia. Perché... delle famiglie anche, che cerchiamo di fare qualche cosa. Adesso è una cosa che per noi non è una cosa solita, quindi certo. dobbiamo improvvisare, cercare di fare le cose nel miglior modo possibile. Adesso, oggi ci troviamo con gli insegnanti, vediamo cosa fare. Oggi i festeggiamenti si sono annullati, no? Ma questa di per sé per noi è un momento religioso, quindi già di suo probabilmente si annullerà la festa, i festeggiamenti, diciamo, più civili nella festa che fra un po' ci sarà a San Francesco, per cui rimarremo sull'aspetto religioso, ecco, e questa era la nostra intenzione, continuare a pregare per questa famiglia, per questa bambina e per questi genitori. Lei era già qui quando successe l'altra tragedia dell'anno? No, sono qua da 5 anni, quindi nulla. Ma... è capitato che qualcuno della comunità manifestasse preoccupazione per la vicinanza dell'aeroporto in qualche modo? Non direttamente. Perché ieri... Nei vari discorsi può darsi di sì, ma non direttamente. Perché ieri si è riaperta anche la polemica, come ben sa, dopo Rammstein. I problemi degli aeroporti ci sono delle città in cui gli aerei passano in mezzo alle case, no, sopra le case, qui sopra le case. E questo è il caso? Questo era uno spettacolo, oltretutto, insomma, che richiama molte persone, tutte le volte che sono state determinate delle regole precise. Ieri doveva andare tutto bene, ma è successo quello che è successo e molti hanno riaperto quella vecchia polemica sugli spettacoli delle frecce tricolori. Lei sì. Cosa ne pensa? Queste sono questioni che riguardano la gente per la sicurezza, sicuramente, ma in tutto, dalla strada ai cieli e tutto quanto. Per quanto riguarda le altre cose, sono provvedimenti che aspettano un po' la politica a rifletterci sopra, su questo.